altro. Adesso io ti regalo, sai cosa ti regalo? Questo giacchettino che è bellissimo, l'ho usato per andare a trovare l'ex ragazza mia, siccome mi ricorda, mi fa soffrire, allora te lo regalo a te. Guarda, tu, vite su giacchettino. Grazie mille, Marco. Aspetta, guarda, è nuovo, eh. Oh, è nuovo, bello. Lo usa per ricordo, no, lo lascio. No, mettetelo, non lo usa per ricordo, perché questo ti viene caldo, va. Vai, stasera viene il fresco. No, guarda, cioè, fa un po' vedere Rosario. Questo è qui quello che ho trovato. Ah, quello che ti ho detto te, allora. Sì, sì. Ho capito, è una miseria. Che l'ho fatto benedire, praticamente. Ora guarda, ci prego sempre. Vieni un attimo qua, che è la macchina che userò per i videogiochi. Che gioco, guarda un po'. Guarda un po' le bella, guarda che io. E io te l'ho detto, è meglio la 126. Certo, però con quella non ci arrivi. Invece con questa ci vai dappertutto. Guarda, va a conoscere Andrea. Ciao, un grande piacere. Ciao, il piacere è mio. Scusami, ti ho fatto fare. No, e dopo ci siamo visto, no? Grazie. La tecnologia mille. Come aiuta. A voglia. Incredibile, incredibile. Sei fantastico. Adesso quanta strada devi fare? Per andare a casa noi passiamo, dovremmo prendere l'autostrada. No, vabbè, non ti preoccupare, prendo la qualche a piedi. Autobus. Ah. Ma se vuoi noi fino alla. Cioè, dimmi te quanto dista da qua? Un bel po'. No, un bel po', diciamo. Verso l'autostrada. Ma però scendendo, non è salendo. Questo è il problema. Ah, se voi volete. No, è impossibile per ma voi. Ma tu come fai? Ora prendo un autobus. Tu lo c'hai tre. Madonna, mi dispiace, però noi dovevamo tornare su. No, figurati, già è tanto che ti ho conosciuto. Guarda, mi fa un grandissimo piacere. Mi dispiace. Ci facciamo una bella foto. Sì, certo, oltre che aver dato stringe la mano a Andrea, che è incredibile, attaccato l'energia che non te puoi credere. Ma lui che ce l'ha l'energia. Tocca la macchina di risparmio virtuoso che eccola qui. È una cosa, un pezzo unico della storia dell'umanità intera. Ho dedicato pure una bella poesia, Non so se l'hai vista, quella. Dove? Che ti ho inviato. Nel messaggio. Rimandemela, che purtroppo ne ricevo talmente tanti che non ci capisco più niente. È una bella poesia, dai, riguarda la natura e tutto. Dai, veramente, ma non la puoi inviare anche a me? Non la puoi condividere su Facebook? Così no, io Facebook non è. Ah, non lo ce l'hai? Su Instagram uso. Non so. Vabbè, ma la pubblichiamo come risparmio virtuoso. Come vuoi? È sulla natura, è sul pianeta. Sì, te la faccio allora, leggere. Invela risparmio virtuoso. Che spettacolo che sei. Sei un poeta. Beh, io diciamo che scrivo, mi diverto sotto basi musicali. La puoi leggere forte? Cosa fai? Rap? Cosa fai? Mi diletto, non è che faccio un po' di tutti se i generi. Se me la invii, la mettiamo in Bluetooth e la ascoltiamo tutti insieme. Esatto. No, è una poesia, non è scritta. Ah, non è scritta. Okay. Mette dentro. Grande Paolo. Hai capito? Vai, leggila forte, Io sono nato e ci credo alla natura. Mai nessuno mi fermerà, perché l'amore che prova supera ogni realtà. Amore tanto forte e indescrivibile. Sì, è proprio lei la vera forza credibile. Ma Bravissimo Paolo. Grazie Andrea, troviamo sempre tutti artisti. No, non è che artisti. Questo è profondità, insomma. È la profondità dell'anima. È amore per la natura. Come le melodie spontanee che mi vengono a me. E quello che ha creato di grande Andrea. Paolo, senti, la possiamo pubblicare? Sì, a poco, è andato bene. Ok, grazie. Se vuoi te li mando pure direttamente su Instagram. Sì, inviala Andrea. Cioè, sì, ti seguo su Instagram. Sì, sì, ormai c'è pure il mio numero. Ah, già, sì. Lo puoi inviare lì. Va bene. Ma Paolo, scusami se no, non ci possiamo. No, figurati. Guarda, te non sai. Già. Guarda, ti guardo sempre nei video, è un piacere. No, che ti vedi in guarda, perché. Ah, dai, stai scherzando, non ti preoccupare. È un piacere. Vabbè, hai i tuoi amici, le tue amiche. Sì, di questo il giacchettino di Matteo Montesi. No, questo non esce. Ciao. Questo non esce, me lo tengo per bene, messo a casa. No, usalo, che sennò il cavolo te l'ho dato per cosa, per niente. Vabbè. Ci facciamo una bella fotografia. Sì, vabbè, dai. Fammi ripiazza Range Rover che sto smattito. Una miseria è bella. Questa pure non scherza. Ma se poi possiamo fare pure una storia su Instagram. Vabbè, dai. Perché. No, dobbiamo andare via, non fa. Oh, sì, più di 800 km Andrea si deve fare. Allora, vabbè, la facciamo a video, come la converto. Ti posso taggare poi? Come no? C'ho la foto con Giacomo e Leonora, di sì, Modena. Sì, ho visto. Allora, video. Comincio io e poi mi giro. Sì.
Oh, ma guardate chi ho qua, eh. Chi è? Oh? Chi è? Va un po', c'è Paolo, mi è venuto a trovare. Ti ho regalato un giacchettino, guarda, però usalo. Così quando vai in giro, pensi di me, è un ricordo mio. Così se crepo, no, un boccaggio, c'hai il giacchettino mio, di un defunto, di un decesso. Grande Matteo! Ciao a tutti, iscrivetevi al canale mio se ve ne va, che vedete nuove esplorazioni e anche il bene per il pianeta Terra sul canale EARTE Risparmio Virtuoso, eccolo qui Andrei. EARTE, il naturale percorso del cuore, su YouTube, questo è il canale dove è dedicato al pianeta e anche purtroppo ai grandi disastri che noi creiamo, ma noi abbiamo le soluzioni e grazie a Matteo e grazie anche a Paolo che abbiamo conosciuto e ha dedicato una poesia al pianeta e presto lo pubblicheremo anche sui nostri canali. Esatto. Grazie Paolo. Di niente. E noi saremo qua a maggio. A maggio? A maggio. Quindi organizzati per favore raduno e anche i tuoi amici e tutti. Ci vieni a trovare. Ci vieni assolutamente. A trovare, così almeno stiamo un po' insieme e ci spieghiamo un po' meglio, ok? E non ti offende se mi sono incazzato prima che non ti trovavamo, allora mi sono incazzato perché c'è modo da fare un casino di strada e allora ogni tempo, ogni minuto è perso. Se non ci incontrammi, adesso ci siamo incontrati, non è tempo perso. A volesse bene non è mai tempo perso. Dai, volemoci bene tutti quanti e unimeci in un forza sola per fare il bene al pianeta. Ora una bella fotografia. Perché se famo il bene al pianeta lo famo a noi stessi.